Ciao a tutti, diavoletti. Oggi è una bellissima giornata di sole. Oh, ma Vinci, noi non possiamo stare così stesi su questo lettino. Non possiamo stare stesi su questo lettino. E perché mai non possiamo? Perché, Vinci, io ho voglia di fare un'avventura oggi. Una grande avventura. Mi scoccio di dormire. Quindi, Vinci, io non voglio dormire. Voglio fare un'avventura. Oh, no, dai. Io mi stavo rilassando tantissimo. Sì, e oggi cosa vorresti fare? Dai, cosa vorresti fare, Sputer Rospo? Vinci, allora, noi guarda, siamo vicino ad una piscina. Eh sì, questa piscina è veramente gigante ed è bellissima, ma tu non vuoi farmi stendere? Io mi stavo rilassando, dai, lasciami stendere qui. No, Vinci, non puoi riposare. Vieni qui che dobbiamo fare un'avventura. Ok, diavoletti. Cosa dobbiamo fare oggi? Non lo so, a me l'unica cosa che viene in mente è stenderci su questo lettino bellissimo e rilassarci tutto il giorno. Vinci, non puoi rilassarti oggi. Vieni qui, Vinci. Tocchiamo la piscina, vediamo se è fredda. Sì. È congelata. È congelata, non possiamo tuffarci. È davvero congelata questa piscina, ma io voglio rilassarmi qui. Vinci, non puoi rilassarti. Oggi dobbiamo fare un'avventura. Ah, tu e questa avventura. Io voglio solo stendermi e rilassarmi oggi. Vinci, ma che cos'è? Quello squalo? Quello è uno squalo vicino alla piscina. Ed è spiaggiato. Perché non è nell'acqua? Vinci, avviciniamoci. E lo senti questo verso? Proviene proprio dallo squalo? Sì, proprio sicuro. Ok, avviciniamoci. Cosa? Vinci, ma questo è uno squalo piccino. Che carino. Oh, Vinci, ha bisogno di acqua. Ok. Ok, diavoletti. Abbiamo rimesso questo squalo in acqua. Cosa? È pericoloso. Non toccatelo. Questo squalo è pericoloso. Questo squalo è pericoloso? Oh, non no. Toccatelo. E perché noi non dobbiamo toccare questo squalo? Ci siamo cacciati nei seri guai. Cosa succederà adesso? Abbiamo toccato quello squalo. Ok, diavoletti, avete sentito tutti? Una voce ha detto che noi non dovevamo toccare quello squalo. Ma noi l'abbiamo toccato. Eh sì, noi abbiamo toccato quello squalo. Attenzione, che avete toccato questo squalo. Adesso questo squalo prenderà vita. Se l'avete toccato, adesso lo squalo prenderà vita e diventerà uno squalo gigante, così. È terribile. È veramente terribile, terrificante. Okay, Vinci. Cosa abbiamo combinato? Ok, quindi se una persona tocca quello squalo diventa uno squalo gigante. Ok, allontaniamoci. Allora, diavoletti, dobbiamo fare un riassunto. Noi abbiamo trovato uno squalo vicino alla piscina. E questo squalo adesso è una statuetta. È proprio una statua, ma se tocchi questo squalo diventa uno squalo vero. E Anto? L'ha toccato. E quindi adesso lo squalo potrebbe riprendere vita e potrebbe diventare davvero gigante. E potrebbe mangiarci. Sì, potrebbe proprio darci un grande morso. Ma noi dobbiamo sconfiggere questo squalo. E in che modo? Sconfiggere lo squalo. Dovete fare delle sfide. Dovete fare delle sfide? Ok, quindi dobbiamo fare delle sfide per sconfiggere questo squalo. Quali sfide? No, ma io mi stavo rilassando su quel lettino veramente comodissimo e tu mi hai disturbato. La prima sfida è: dovete riuscire a trovare la candela con la lettera S, l'iniziale della parola. La prima sfida è trovare la candela con la lettera S, l'iniziale della parola squalo. Vinci? Dobbiamo trovare questa candela con la lettera S, perché se non la troviamo, lo squalo prenderà vita e ci mangerà. Potrebbe essere ovunque in queste piante. Vinci, controlliamo qui sotto. Vieni. Qui sotto c'è una fogna. Controlliamo qui sotto, magari la lettera S è nascosta qui sotto. Ok. Vedi qualcosa, Vinci? No, ci sono solo dei vermi. Vinci? Magari la lettera S è nascosta qui sotto? Sotto questo cuscino? No, nulla. Oh, forse solo questo? Nulla. No, ok. Vinci, vieni qui. Qui c'è un elefante. Controlliamo lì dentro. Fin troppo semplice. Guarda, non c'è nulla qui dentro. Come non detto. Dobbiamo trovare la lettera S, l'iniziale della parola squalo. Vinci, dobbiamo trovare questa lettera o lo squalo prenderà vita. Ok. Guarda, qui c'è un piccolo tubo. Non è che la candela si nasconde in questo buco? Diavoletti,
Vedete qualcosa qui dentro? No? Nulla, nulla di nulla. È difficilissimo, non troveremo mai quella candela. Che c'è, Vinci? Ok, diavoletti, vedete qualcosa? No, ci sono solo vermi e pietre. Cosa? Quando finiranno queste scale? Cosa, Vinci? Ma qui? Questo è un grandissimo buco. Sì, questo... è un posto segreto. Sì, questo è un posto segreto, controlliamo qui dentro. Anche se fa tanta paura, Anto, qui sotto potrebbe viverci qualcuno. Vinci, guarda qui, guarda qui. Guardate, diavoletti, abbiamo trovato la lettera S. Guardate, è proprio l'iniziale della parola squalo, la S. Ok, prendiamo questa candela. Ok, presa. Abbiamo preso la candela, adesso dobbiamo accenderla. Ok. Accendiamo questa candela. Oh, l'abbiamo accesa. Abbiamo acceso la lettera S. Cos'è questo suono? È il suono della vittoria. Sì, sì! Dai! Oh, perché si è spenta? Come non per magia? So. Quindi abbiamo trovato la lettera S. E adesso? Non lo so. È finita qui. Dovete vincere un'altra sfida. Adesso dovete vincere un'altra sfida. Io volevo semplicemente rilassarmi su quel lettino. Vinci, non puoi rilassarti. Andiamo a controllare se lo squalo ha preso vita. Andiamo a controllare se lo squalo ha preso vita. Vediamo se lo squalo ha preso vita. Ok, controlliamo, Vinci. Cosa? No, Vinci. È ancora una statuetta. È ancora una statua. Che sollievo. Sì, Vinci, ma se perderemo le sfide, questo squalo prenderà vita e diventerà gigante. E guarda i suoi denti, sono veramente aguzzi. Un morso di questo e potremo svenire. Infatti. Ok, adesso ti rimettiamo in acqua e vinceremo tutte le sfide. Esatto, squalo gigante. Dobbiamo vincere tutte le sfide, oppure questo squalo diventerà gigante. Qual è la seconda sfida? Non ne ho la più pallida. La seconda sfida è... Dovete trovare la pozione blu magica. Vieni qui, magari la pozione si nasconde in questa strada. Ne sei tanto sicuro? Perché io non credo proprio. Vinci, dobbiamo trovare quella pozione blu, così quello squalo non diventerà gigante. A tutti i costi dobbiamo trovare quella pozione blu. Ok, Vinci, controlliamo. Fra queste piante vedete una pozione blu? No, non c'è nulla. No, non c'è nulla, nessuna pozione blu. Io vedo soltanto insetti. Sì. Vinci, lì c'è una busta della spazzatura. Vediamo dentro la busta. No, nessuna pozione blu. Questa è una casa abbandonata. Vediamo se la pozione blu si nasconde qui dentro. No, nessuna pozione blu lì sopra. Nessuna pozione blu lì. Nessuna pozione blu qui. Quindi, diavoletti, andiamo via da questa zona. Diavoletti, pensavo fosse la pozione blu, ma lì c'è un calabrone. Diavoletti, allontaniamoci. Allontaniamoci da questa zona perché si nasconde un grande insetto lì. Vinci, ho paura degli insetti, okay. Tu a chi lo dici? Ok, Vinci, vieni qui. Magari la pozione blu si nasconde fra queste piante. Quali di queste piante? Perché c'è questa, c'è quella, c'è quella, c'è quella, c'è questa, c'è questa, c'è questa. Vinci, lo so, ci sono tantissime piante, ma dobbiamo controllare in ogni pianta. Ok, allora? Vinci? Non c'è nessuna pozione blu in tutte queste piante. Non c'è nessuna pozione blu. Come non detto, mi arrendo, basta. Allontaniamoci. Dobbiamo scappare da questo hotel. Che c'è, Vinci? Cosa hai visto? Hai visto un grande insetto? No, no, vieni, non è un insetto, è qualcosa di molto meglio. Guarda cosa c'è lì sotto. Diavoletti, cosa? Dentro questo tubo? Proprio qui dentro? Si nasconde una... pozione blu! Cos'è questo suono? Grazie dei complimenti, grazie. Ok, diavoletti, adesso abbiamo trovato la pozione blu? Guardate, è proprio... magica! E adesso, visto che abbiamo trovato la pozione blu, cosa dobbiamo fare? Penso sia finita. No. Adesso dovete completare un'altra sfida. No. Oh, diavoletti. Che Quale noia. Altra sfida sarà? Quale altra sfida sarà? Non chiederlo a me. Vinci, dobbiamo scappare. Lo squalo è pericoloso. Ok, andiamo. Controlliamo se lo squalo ha preso vita. Vinci? No, lo squalo non ha preso vita. Lo squalo è ancora una statuetta. Diavoletti, questo squalo diventerà gigante se non vinciamo tutte le sfide. E questo squalo ci mangerà. Guardate la bocca.
Questo squalo non deve diventare realtà, non deve diventare vero. No. Ok, squalo, ora vinceremo l'ultima sfida. Vinceremo l'ultima sfida perché tu non diventerai gigante. Questo squalo non deve assolutamente diventare gigante. Guarda i suoi denti. Sono davvero giganti. Vinci? Dobbiamo vincere l'ultima sfida. Esatto. Dobbiamo vincere assolutamente l'ultima sfida. Se no, questo squalo prenderà vita. Quale sarà l'ultima sfida per sconfiggere lo squalo? Vorrei saperlo anch'io, ma... L'ultima sfida è complicata. Se volete sconfiggere lo squalo, dovete buttarvi in questa piscina. No. Per sconfiggere lo squalo? Per sconfiggere lo squalo, dovete buttarvi in questa piscina congelata. Vinci, io non mi butterò mai in questa piscina congelata, ma... Dobbiamo buttarci, perché sennò quello squalo prenderà vita e diventerà gigante. Ok, Vinci, forza e coraggio, diavoletti, dateci tutto il coraggio. Ok, okay, ci avete dato tutto il coraggio di questo mondo e tocchiamo l'acqua. È congelata. Quest'acqua è congelata, ma dobbiamo tuffarci. Eh sì, sembra proprio un freezer. Ma dobbiamo tuffarci. Forza e coraggio, anche se l'acqua è fredda. È congelata l'acqua, non è solamente fredda? Sì, ma dobbiamo sconfiggere quello squalo. E se non ti tufferai in quest'acqua congelata, lo squalo prenderà vita. Eh sì, questa cosa è molto spaventosa. Ma a me fa ancora più paura buttarmi in quest'acqua congelata. Potremmo congelarci come due cubetti di ghiaccio? Ok, Vinci, basta pensare ai cubetti di ghiaccio. Dammi la mano. Ok, diavoletti, ci siamo dati la mano. E adesso ci tufferemo in quest'acqua. Ci vieni? Serio? Vieni, fai, questa è l'ultima serio? Sfida, dobbiamo vincerla. Ma sei proprio sicuro di quello che stiamo per fare? 3, 2, 1. Quest'acqua è congelata, sei proprio sicuro? Sto per piangere. Stiamo per farlo sul serio. Vieni, vieni. Eccomi. Diavoletti, quest'acqua è congelata. Vinci, esci da qui. No. Vinci, esci! Avete visto tutti quanti? Abbiamo fatto un tuffo veramente eccezionale! Sì! Cos'è questo suono? Il suono della vittoria! Il suono della vittoria! Il suono della vittoria! Ce l'abbiamo fatta, anche se sto davvero congelando! Siamo diventati due cubetti di ghiaccio! Sì! Complimenti! Avete sconfitto lo squalo! Avete sconfitto lo squalo? Vinci, vieni qui! Vieni! Lo squalo è sparito, non c'è più! Abbiamo sconfitto lo squalo, abbiamo sconfitto lo squalo, è sparito! Lo squalo era proprio qui, lo squalo era proprio qui sotto! Ed è sparito, è sparito! Meno male! Abbiamo vinto tutte le sfide, ma adesso, Vinci, ci serve proprio un asciugamano! Eh sì, immediatamente, corri! Ok, diavoletti, ci stiamo congelando! Eh sì! Lasciate tutti quanti un mi piace qui sotto per quel... tuffo veramente congelato. È mega raro, aggiungerei, perché nessuno si butterebbe mai in questa piscina ed è per questo che non c'è anima viva. Non riesco neanche più a parlare. Vinci, riesci a muoverti? Ancora un po'.